Ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Oggi è. Oggi è. Che giorno è oggi? Mercoledì, mercoledì, mercoledì. Ah, Jackie ha chiamato che non sta bene. Ci devi fare così. Ma è veramente. E quindi oggi ragazzi, anche se mi vedete allegro e sorridente, oggi è dentro di me è una giornata abbastanza difficile come ogni anno a questo momento. È il 20 di dicembre, io 25 anni fa ho avuto una bruttissima esperienza che non auguro a nessuno, di perdere un padre a 18 anni. E praticamente da quel momento la mia vita è cambiata, sono dovuto crescere molto più velocemente, cercare di imparare cose più velocemente e per fortuna ho avuto una madre fantastica che mi stai guardando, mammina, una madre fantastica, un fratello fantastico, una sorella fantastica e comunque uniti anche dopo la perdita di nostro padre o comunque. Siete mio padre, siamo rimasti uniti e con difficoltà e tristezza e dolore, siamo andati avanti, cresciuti, ognuno ha preso la sua strada, c'è stato alti e bassi, come penso in ogni normale vita, però alla fine. Alla fine il risultato è stato comunque ottimo, penso, per tutti e tre, mia sorella, mio fratello e me stesso. Ovviamente questo non giustifica o comunque non ti fa mancare una persona, non ti fa mancare un punto di appoggio, una famiglia, come un padre, anche soltanto per comunque, come si dice, condividere esperienze o consigli. Quindi la figura della madre è sempre la figura della madre, non cambia mai, quella comunque la madre, no? La mamma è la mamma, come si dice. Però comunque un padre, perdere un padre così giovani, è un punto di riferimento, vedi, sai, come io adesso vedo l'Emilia che hanno comunque il daddy, comunque è un punto di riferimento, è una cosa bella. Vedo anche Nicole con suo padre, è un bellissimo rapporto. E comunque, quando lei ha un problema, che ne parla con me, però la figura del padre è sempre una figura, come si dice, è come parlare col dottore, no? Ti fa stare bene. E poi, soprattutto quando trovi persone come era mio babbo, comunque come il padre di Nicole, e come penso tanti altri babbi in giro per il mondo, hanno questo modo di fare molto pacato e molto, come si dice, supporto, nel senso che è molto, molto forte. Quindi, un figlio o una figlia. Anche stanno bene dopo aver parlato col babbo. E quindi questo è purtroppo a me mancato. Con una madre forte comunque di carattere come mia madre, più o meno, come si dice, siamo riusciti ad andare avanti e crescere con i sani principi, con il rispetto, con tanta voglia di vivere e con tanta voglia di fare. Perciò ringrazio la mia mammina che ha fatto un bellissimo lavoro. Mio padre, Mario Golfieri, era una persona molto allegra, ovviamente, e ho preso da lui questa, penso, vitalità. Un grande esploratore, lui piaceva, come si chiama? È dura fare questo video, ragazzi. Lui piaceva la montagna, era un montanaro, era un alpinista. Lui, se poteva, anzi, quasi ogni domenica era in montagna. mi ricordo, avevamo una roulotte in Valle d'Aosta e ogni fine settimana si andava in montagna a sciare.
e a camminare, quindi era un grandissimo montanaro, anche piaceva anche l'acqua, perché comunque gli piaceva anche il mare, però ovviamente se doveva scegliere lui sceglieva la montagna, perché era il suo mondo, nel senso che lui conosceva tutte le vette di tutte le Alpi, e quindi era bellissimo quando ci si metteva alla finestra, oh, quella è la vetta, quella si chiama così, quindi era bello, mi ricordo. Ho bellissimi ricordi, anche se tanto tempo fa, e mi ricordo questi momenti prima di Natale, mi ricordo in casa con mia sorella, mio fratello, mia madre, specialmente il sabato, lui mi piaceva cucinare il purè, perché il sabato non lavorava, mia madre lavorava, quindi il purè del babbo il sabato pomeriggio a pranzo era un must, non mancava. E poi ci si rideva, si scherzava. È stato poco, però è stato molto bello, intenso. E queste sono le cose belle che ricordo, come ricordo mio padre. Anche se l'ho fatto dannare alcune volte, quando gli rubavo la bicicletta, gliela distruggevo, cose da ragazzini, ovviamente. Però sono le cose belle che ovviamente ti mancano, che ho preso, i consigli anche se non troppi, giusto perché non c'è stato il tempo, e quindi li porto con me. È veramente forte e sto cercando di imitarlo, e dare questa gioia all'Elena Emilia, questa bellezza della famiglia. E quindi in questi ultimi anni, anche da quando l'Elena Emilia ha questo momento di dolore del 20 dicembre, sta diventando un momento di celebrazione per ricordare una bellissima famiglia che purtroppo loro non potranno, una bellissima persona che loro purtroppo non potranno mai conoscere, ma solamente tramite una foto. Ed è importante perché comunque voglio che capiscano che comunque tutto avviene per un motivo, tutto succede per un motivo. Oggi l'Elena Emilia, perché sono qui, perché per un sacco di altri motivi, e uno anche dei motivi perché comunque ho perso mio padre. Perciò è una catena, una conseguenza, è un fattore di molte cose tutti insieme. Perciò ringrazio ancora lui, ancora una volta, perché se oggi ho queste due bellissime creature, è perché comunque grazie anche a lui. È molto bello cercare di... cioè, dopo 25 anni comunque è tanto tempo, il dolore c'è sempre, ma il dolore lo vedi come una mancanza, come se ci fosse ancora qui, sarebbe bello condividere, se fossi qui magari non sarei neanche in America, o con tante cose che ti vengono in testa, dici come fosse stata la mia vita se anche soltanto come fosse stata la mia vita se lui fosse qui, sarebbe totalmente diversa, magari sarei totalmente diverso. Quindi è impressionante come la vita a volte ci cambia per una perdita o comunque una cosa del genere. In ogni caso, volevo fare questo video molto, molto breve, dedicato proprio a lui. E comunque è bello ricordare le persone che ci sono mancate. Parlo per nome di tante altre persone che sono trovate nella mia situazione, giovani, e per chi ce l'ha, che per chi ha ancora la fortuna di avere una famiglia o dei genitori, mi rendo conto, anche stando lontano da mia madre, comunque da mio fratello e mia sorella, quanto è importante la famiglia, quanto è importante il rispetto, quanto è importante anche soltanto dire un ti voglio bene in più, perché comunque è bello e fa bene,
Quindi se avete un padre, una madre, non sprecate tempo, non tenetevi dentro tutte queste cose che non servono, non fanno bene. Ci sono belle cose, cose brutte e belle che capitano in famiglia, ci sono discussioni, ma niente può paragonare una discussione, una lite con una perdita di una persona cara. Quindi mangiatevi l'orgoglio, buttatevi via l'ego, fate pulizia e prima di Natale, se da tanto che non parlate con i vostri genitori, mandatevi un bel messaggino con scritto vi voglio bene, perché comunque ci sono persone che non hanno questa opportunità. Con questo vi dico ciao, un bacio enorme, noi ci sentiamo alla prossima. Questo era un video per lui, mitico, ciao, I love you.